Buongiorno da Gidda News. Giannini contestata a Milano. Durante la festa dell'unità, una trentina di docenti hanno contestato il ministro della pubblica istruzione, gridando il dissenso nei confronti della riforma e chiedendo le dimissioni della Giannini. I momenti di tensione sono stati tanti, ma non hanno intimorito la Giannini, che ha difeso ancora una volta la buona scuola. I precari rinunciano al ruolo. Ai 40.000 aventi diritto che non hanno partecipato alla fase B si stanno aggiungendo tutti quei docenti che l'algoritmo ministeriale ha spedito a centinaia di chilometri da casa. Si ridurrà quindi ancora di più il numero di assunzioni svolte attraverso quello che doveva essere il mega piano straordinario della riforma spazza precariato. Un'altra roulette russa. Per sapere definitivamente quanti saranno i docenti di ruolo in altra provincia, bisognerà aspettare l'anno scolastico 2016-2017. Solo allora si potrà parlare di vera e propria deportazione di massa. Per il momento si tratta quindi di una fase transitoria per i docenti, che dovranno aspettare un altro anno per poter entrare definitivamente nel meccanismo della riforma. Abilitati seconda fascia esclusi dal piano assunzioni. Gli abilitati di seconda fascia in possesso di un'abilitazione per poter avere il ruolo dovranno partecipare al concorso 2016. I sindacati chiedono al governo di assumere gli abilitati a tempo indeterminato e di indire nuovi pass per tutti coloro che hanno i requisiti per poterli partecipare. I dubbi sulla destinazione dei docenti. I politici del Movimento 5 Stelle chiedono chiarimenti sulle modalità di selezione utilizzate dal cervello ministeriale per l'assunzione dei docenti. Si tratta di un meccanismo che incide sulla pelle di migliaia di insegnanti e di cui gli italiani sono tenuti all'oscuro. Peraltro il MIUR doveva rendere pubbliche le graduatorie dopo aver raccolto le domande dei docenti. Da Irene Anastasi è tutto, arrivederci alle prossime news.